troviamo in compagnia di Serio. Ciao Nicola, benvenuto. Ciao, grazie. Inaugurerei questa nostra chiacchierata partendo dal tuo album d'esordio intitolato Nessun titolo. Una bella dichiarazione di intenti, a cominciare dalla scelta del titolo, o per meglio dire del non titolo, se vogliamo. Da cosa è stata dettata questa decisione? Guarda, è un po' tutto l'album che ha un cardine, cioè quello della libertà, del voler creare aggregazione contro tutti gli stereotipi, contro tutte le imposizioni sociali che riceviamo dall'alto. Quindi diciamo che con Nessun titolo io ho voluto evitare che l'album venisse alla fine, entrasse in un cerchio preciso, questo titolo, cioè la parola titolo oggi è una parola che a volte viene usata in maniera un po' così stereotipata, quindi io ho voluto dare questa sensazione di libertà e fare in modo che forse ogni ascoltatore, come ascoltatore attivo, abbia la possibilità di dare un proprio titolo, perché ancora io non l'ho dato e non lo darò. Quali riflessioni e quali stati d'animo ti hanno accompagnato nella fase di composizione di queste 12 tracce? Guarda, è tutto autobiografico, cioè io sono autore e compositore dei brani. È nato tutta la voglia di sputare nero su bianco tutto quello che ho vissuto con un linguaggio che potesse veramente non avere limiti né dal punto di vista dialettico né dal punto di vista stilistico a livello di concetti. Quindi io ho imparato nella mia vita veramente a comprendere, a dare importanza al senso di libertà. Quindi diciamo che avendo vissuto un paio di cose, un paio di esperienze musicali e non dai due talent, dall'avanti e indietro, anche questioni un po' personali che poi ognuno di noi vive nel corso della propria vita, tutte queste cose ti cambiano. E a un certo punto ho trovato il coraggio e la voglia di scriverle. Quasi a voler veramente creare un'aggregazione nei confronti di chi ogni giorno, come me, come un po' tutti, alla fine combatte per qualcosa e veramente suda mille camicie per raggiungere certe cose. Quindi, in un mondo dove spesso la musica è diventato un io ce l'ho fatta perché c'ho tutto, io ho preferito raccontare il lato del io ho sofferto come te, quindi impariamo ad ascoltarci e ci possiamo dare forza l'un l'altro, che è un lato diverso, un po' più emo, nel senso proprio emotivo del termine. E a livello musicale, quali tipi di sonorità hai voluto abbracciare per dare forza a questo messaggio? Guarda, ho affrontato e ho adoperato di tutto e di più, nel senso è un album soul, trap, punk, rock. Pop, cioè, veramente io nel partorire ogni singola canzone ho immaginato di renderla veramente libera, di condirla solamente con ciò che potesse servire per dare forza a quel messaggio. Non mi sono detto va più questo oggi o va più quello. Quindi veramente sono passato da dei suoni più underground, come tutti i bravi, un mondo capovolto, una roba così, mentre ti posso dire, in due giovani o incoriandoli o mi sono lasciato andare all'onirico, al vocoder, a tutte queste cose qui. Cioè, veramente non ho voluto, anche dal punto di vista degli arrangiamenti, dare titoli, no? Dare dei paletti. Quindi è tutto molto libero di esprimersi secondo la storia musicale che racconta. Interessante anche la copertina e tutto il gioco grafico, vediamo anche alcuni esempi alle tue spalle, curate dall'illustratore Ebiart. Cosa aggiungono le sue immagini alle tue canzoni a livello di narrazione? Guarda, la collaborazione con Evia è stata molto interessante. Io quando l'ho visto e ho notato che lui utilizzava il linguaggio erotico, la cosa mi ha affascinato tantissimo perché ho detto ok, io devo e voglio andare contro gli stereotipi, sradicare tutta una serie di cose, essere crudele, Sdoganare anche, sdoganare sdoganare. in questo caso. E quindi ho detto, perché non utilizzare uno dei più grandi tabù della nostra società, che è la sessualità, per sdoganarne tanti altri? E quindi ho giocato proprio sulle contraddizioni. Un uomo con la voce come la mia, che dà voce a un personaggio femminile, come Vita, che è la protagonista di queste copertine. Quindi è proprio tutto un gioco che cerca di, un po' come fa Nolan nei film, no? Cerco di
andarti a far rimbalzare il cervello da destra a sinistra contro quelle che sono le tue abitudini affinché io possa accendere, o mi auguro di accendere, una piccola scintilla in te. Facendo un breve salto indietro nel tempo, sono curiosa di chiederti se c'è stato un momento preciso in cui hai capito che tu e la musica eravate fatti l'uno per l'altra, oppure se è stato più un processo graduale. Questa è una bella domanda. Io da quando sono piccolo, pensa, ho dei video dove minuscolo ballavo sulle note di Michael Jackson, quindi cioè, ho sempre avuto una passione per il ritmo, cioè, ho sempre sentito che quest'onda che rimbalza attorno a me nelle stanze, eccetera, quando mi tocca, io sono di quelli che ancora mette su un vinile e piange, no? Sono uno di quei poveracci lì che ancora si emoziona per la musica. Quindi ti dico, è stata una cosa da sempre. Pensa quando ero alla Folgore in caserma, abbiamo con i miei veramente camerati, abbiamo costruito una sala prove in caserma. Cioè, ne abbiamo fatte di tutti i colori perché io ho sempre avuto questo bisogno. Finché sono arrivato a un punto della mia vita dove proprio il bisogno è diventato così forte che non sono riuscito più a continuare nient'altro in parallelo, ma veramente a lanciarmi a fondo. Venendo all'attualità, invece, pubblicare un disco in un momento particolare, come questo non è sicuramente, è stata una scelta, immagino, ponderata, ma anche discussa insieme al tuo team, perché la pandemia ha i suoi limiti, naturalmente, in primis non poterlo presentare dal vivo. Quindi ti chiedo cosa vi ha spinto alla fine a dire usciamo lo stesso, è arrivato il momento. La voglia di raccontarsi, cioè la voglia di raccontarsi e di voler comunque sperare che in un momento in cui il live, è vero, non è possibile, tra l'altro è una cosa che a me tocca particolarmente perché io sono un amante della fase live, del preparare il palco, dell'odore del palco, è una cosa che mi fa star bene, però io mi sono detto, considerando i messaggi di quest'album, allora facciamo in modo che comunque anche un ascolto non passivo, ma attivo, attento, possa avere i suoi frutti, cioè possa comunque regalare delle soddisfazioni a chi lo sta ascoltando, lanciare comunque delle cose positive, che è un modo, poi io non amo la parola fidelizzarsi, è un modo per conoscersi. E io mi auguro che nel frattempo io possa continuare a scrivere altro e quindi magari spero veramente di poter salire sul palco domani con non solo queste 12 canzoni, ma ancora di più. E allora mi auguro che sia tutto più bello. Considerata la pandemia, quello che stiamo vivendo, e anche il fatto che comunque in questo disco tu racconti di te, ma osservando quello che ci circonda, la società, a livello umano, secondo te, la stiamo imparando qualcosa da questa situazione o no? Allora, guarda, ti rispondo sinceramente, io credo che a livello sociale ancora il dubbio sul fatto che possiamo aver imparato qualcosa o no rimanga. A livello personale, io credo che molti abbiano comunque creato all'interno di se stessi un crack, cioè una rottura. Poi per alcuni sarà stata positiva e quindi da quello è nato poi una riflessione. Per altri, io lo vedo anche nella mia quotidianità, tanti amici invece che si sono completamente buttati giù e vivono malissimo questo periodo. Quindi io ti dico, se ti dovessi rispondere alla domanda se ha avuto delle conseguenze, ti dico incredibili, in senso positivo o negativo. Se ne impareremo qualcosa, ancora forse è un po' presto per capirlo. Noi esseri umani siamo un po' duri di testa nell'abbandonare i nostri canoni e cambiare. Io me lo auguro, però me lo auguro tanto. Forse chi era più predisposto al cambiamento in questo momento sta soffrendo di meno, forse è solo quella la differenza. Boh, chissà, lo scopriremo. Per concludere, a proposito di insegnamenti, ti chiedo se c'è una particolare lezione che pensi di aver imparato fino adesso dalla musica, o meglio, la lezione più importante che hai imparato dalla musica. Non fare mai quello che ti viene detto dagli altri. Cioè, la lezione più importante che ho imparato nella musica è che comunque vadano le cose, qualunque sia il perché, il motivo, eccetera,
ma fai in modo che il tuo messaggio sia tuo, solo tuo, personale, e questo lo renderà vero. Poi che sia detto con una parolaccia o una dialettica da prosa, alla fine fa veramente poca differenza, ma l'importante secondo me è che il messaggio sia assolutissimamente vero, perché altrimenti la musica non ha più senso di esistere. Ringrazio Serio per essere stato con noi. Ricordo il titolo del tuo album, che manca farlo apposta, è senza titolo. E che dire, buona fortuna per questo progetto e come sempre buona musica. Grazie, grazie a voi, grazie.